I pericoli della rete, non lasciamo i nostri figli soli, come accompagnarli nelle relazioni sociali e nella realtà virtuale? È questo il titolo dell'appuntamento in programma giovedì 9 febbraio alle 20.45 alla biblioteca di Baia Flaminia. Questi incontri, ha spiegato l'assessore Belloni, si svolgeranno anche nei centri anziani e nei luoghi di aggregazione dei quartieri per affrontare quella che è una vera emergenza, il cyberbullismo in particolare. Giovedì sera verrà trattato l'argomento in relazione agli ambienti sportivi che frequentano i ragazzi. Sono invitati sia i genitori di società sportive, sia gli allenatori e collaboratori. Sarà la puntata zero, aggiunto Belloni, di un format che si rivolge ai genitori che spesso pensano di sapere e di poter controllare a fondo i figli. Capita spesso invece che sfuggano dei particolari, delle situazioni che possono diventare occasioni di pericolo. I giovani passano molto più tempo davanti agli schermi che con gli amici e la pandemia ha sbilanciato ancora di più questa tendenza. Devo dire grazie ad UNICEF e ai volontari di Polizia di Stato che ci hanno proposto questo progetto molto interessante. È un momento della nostra vita dove ci dobbiamo confrontare con i social e i genitori sono in prima linea, devono iniziare a capire quali possono essere i problemi della rete. Questo appuntamento vuole essere un appuntamento informativo e formativo per i genitori, quindi non è riservato ai bambini. UNICEF e Polizia di Stato lo stanno già facendo nelle scuole, quindi con un progetto rivolto ai più piccoli. Questi vogliono essere una serie di incontri che partiranno giovedì sera nella sala di Baia Flaminia, dove i genitori potranno venire a conoscenza e informarsi su quelli che sono i pericoli della rete, come contrastarli e come conoscerli, perché ovviamente i figli sono nativi digitali, noi siamo nativi digitali e quindi diventa un momento importante nella formazione e nell'educazione. Altro obiettivo comune, ha poi dichiarato Enrico Fossa, ispettore della Polizia di Stato e volontario UNICEF, è quello di tutelare i diritti rimuovendo gli ostacoli, tra questi gli stereotipi, trappole per i minori che non comprendono gli effetti a cui vanno incontro. Quelli che vengono da loro interpretati come scherzi, in alcuni casi sono reati che portano a conseguenze penali e civili su loro stessi e sulla famiglia. Spesso, aggiunto il segretario provinciale del SIULP, Marco Lanzi, la realtà virtuale è più pericolosa di quella reale. Addirittura le ultime statistiche dicono che un ragazzo su 10 vittima di cyberbullismo tenta addirittura il suicidio. Per di più ci sono altri fenomeni molto, molto gravi, perché anche altre statistiche a livello nazionale in Italia, proprio le ultime, denotano che l'80% degli adolescenti, l'80%, quindi la maggior parte, entra in tenera età in contatto con dei siti pornografici. C'è stata un'operazione della Polizia Postale che ha permesso di scoprire una chat dove c'erano 432 adolescenti in questa chat, che in questa chat circolavano dei video raccapriccianti. Raccapriccianti per noi adulti, vi parlo di video che ritraevano bambini di 3-4 anni violentati, di donne violentate, di animali serviziati. E ogni tanto chiaramente per farvi capire quanto possa essere pericoloso lasciare da soli dagli adolescenti liberi di gestire i social senza nessun controllo, senza che i genitori li seguano, addirittura in questi siti ogni tanto c'era qualche adulto che chiaramente si spacciava per un adolescente come loro, che lanciava la sfida: stasera facciamo una cosa, fate una foto ai vostri genitori nudi e postatela. E questi ragazzi, prendendola per un gioco, lo facevano. Io quando vado nelle quinte elementari, già a 9 anni, molti ragazzi, adolescenti, hanno il cellulare, li lasciano liberi di navigare senza nessun filtro. Il cellulare ha un impatto incredibile sulla testa, sulla mente e sulle capacità anche cognitive dei nostri figli. E soprattutto se i genitori non accompagnano i ragazzi lungo questo percorso, le conseguenze possono essere molto, molto gravi.